ragazzi e bentornati al canale, benvenuti a un altro video e sinceramente non volevo ritornare e iniziare con un video del genere. Avevo in programma comunque, dato che ho fatto una pausa di svariati mesi su YouTube come avrete visto, volevo tornare con rilasciando un nuovo progetto, solo che ci sta mettendo veramente un sacco di tempo in più rispetto a quello che mi aspettavo e quindi anche perché ho ricevuto tanti messaggi da parte vostra su Instagram e regà, vi apprezzo veramente un sacco e ho deciso magari di tornare, se a voi vi va bene tornerò nel frattempo in questa maniera qua e semplicemente let's get on with it, perché ho deciso di non postare, penso che mi serviva. Ho fatto praticamente 60-70 giorni in cui sia su Instagram che su YouTube sono praticamente sparito, sia in termini di proprio fare video, quindi di creazione, sia in termini in realtà di consumo. Ho consumato molto di meno e penso perché dopo tutto questo tempo, tutti questi anni nell'industria fitness e soprattutto a vivere sui social, ci sta sicuramente l'aspetto positivo che alla fine è un lavoro comunque e comunque ci sono tante cose positive che puoi prendere dai social, puoi imparare tanto valore, altre persone con cui comunque scambiare idee, chiacchiere, però c'è anche tutto un lato secondo me più nocivo dei social, che è quello del paragone, che è quello di vedere quello che stanno facendo gli altri, che è quello di interessarsi alla fine della vita di tutti gli altri senza veramente pensare a se stessi e provare il più possibile a, come dire, costruire la propria identità e la propria vita anche proprio nella vita reale, nel mondo reale. Quindi piano piano, quando cresci 20-30 anni, cos'è la vita vera? Alla fine è una vita di lavoro, la vita lavorativa, tipo il tempo che stai al lavoro è probabilmente 80% del tuo tempo e poi devi conciliare comunque amicizie e famiglia, responsabilità, e più uno cresce più responsabilità ha e hai. E quindi sì, veramente penso che mi servivano un paio di mesi di completamente staccare da quel mondo e riuscire in realtà a capire la mia identità e capire dove volevo andare io con me stesso, chi stavo diventando come persona, chi volevo diventare, chi voglio diventare, gli obiettivi che voglio raggiungere, la vita che io mi voglio costruire. Perché se mi seguite dall'inizio lo sapete che alla fine ho postato su YouTube tutto, ragazzi, potete andare a scrollare al mio primo video, vedrete che davanti alla telecamera non sapevo nemmeno parlare, ero molto, come dire, imbarazzato, che è normale la prima volta davanti alla telecamera, e era così tanto tempo fa che poi alla fine penso che mettendo la mia vita per anni sui social, alla fine molto probabilmente sì, sono cresciuto, ma penso che mi serviva veramente un momento di break per stare da solo, in silenzio, a lavorare su me stesso, sulle cose che voglio portare avanti, sui progetti, ma soprattutto penso su me stesso anche dal punto di vista mentale. Mi serviva quello, raga, mi serviva proprio il silenzio. Era come se fossi arrivato a un punto dove non avevo più niente da condividere con voi di nuovo e quindi mi sembrava di star facendo le azioni, i video, tanto per fare queste azioni, video, mi sembrava di postare sempre le stesse cose sui social. E poi vedendo tutti gli altri, appunto, che sono arrivati in questa industria, tutti questi ragazzi, Danny, ma anche tutti gli altri da TikTok, come è cambiato anche l'industria fitness, ma come è cambiato in generale il landscape dei social, dove è tutto molto più per quasi divertimento, per una attention span di tipo 5 secondi, 10 secondi con questi video verticali, e semplicemente non è il mio modo di comunicare. Il mio modo di comunicare è un modo di comunicare probabilmente un po' più maturo, che ovviamente potrebbe rompere le palle a tantissime persone, ma che a me, secondo me, è quello che aiuta a sviluppare il giusto mindset e aiuta alla fine a diventare la versione migliore di sé, che quindi non è stare sui social semplicemente per divertimento e per vedere questi video di 10 secondi un po' tutte cazzatine, scusate la parola, ma è quello che penso io. Io preferisco invece molto di più costruire un legame più profondo e veramente provare a darvi qualcosa che vi migliori e che possa essere informazione o ispirazione o quello che è. E tipo quella è la strada in cui io voglio andare. Quindi penso che c'è stato un distacco. Sono due cose: il distacco tra me e questo nuovo metodo di comunicare con questi video verticali, social, nuove persone che sono entrate. C'è stato quello e il fatto che dopo anni e anni che io facevo e creavo, eccetera, secondo me era arrivato un punto dove la mia crescita era bloccata e dovevo semplicemente abbandonare un attimo quello, ricentrarmi, stare in silenzio, stare con me stesso, i miei pensieri, i miei obiettivi, eccetera, eccetera, prima di tornare ed essere veramente, diciamo, una nuova versione di me stesso, una sorta di Giulio 2.0. E quindi ci siamo, ragazzi, ci siamo. Già da 2 settimane volevo fare dei video, appunto, li avevo pianificati, diciamo, il mio ritorno qua su YouTube in una maniera un pochino differente. Volevo fare, diciamo, un episodio, volevo fare una serie, eccetera, eccetera, però ci sta mettendo veramente un sacco di tempo e quindi ho pensato, sai cosa, torno, sti cavoli, se i video non sono esattamente come me li immagino, però l'importante è tornare e spero che apprezziate, spero che, fatemi sapere voi, lo sapete che
io ascolto voi alla fine, quindi se nei commenti mi dite G, onestamente a me non importa che i video sono perfetti, ma mi sta benissimo che fai dei video anche più così, perché mi piace pensare come ragioni e la tua mentalità riguardo di certe cose, io torno. La cosa importante è che vi voglio semplicemente, ti voglio ringraziare di cuore se sei ancora qua, se stai ancora guardando i miei video. So che, diciamo, che potevi fare mille altre cose, quindi veramente lo apprezzo un sacco, vi apprezzo un sacco, apprezzo un sacco il supporto e niente, I'm back e non vedo l'ora, se a voi andrà bene, di continuare con dei video un pochino così e poi quando i progetti verranno a termine ve li farò vedere e andremo avanti a provare a conquistare tutto. Sono excited, eccitato, ma anche nervoso e un po' di paura, però ho un sacco di cose su cui voglio aggiornarvi, quindi piano piano nei video ve lo porterò e ve ne parlerò. E quindi fatemi sapere se mi accettate così, e se sì vi ringrazio di cuore. Questo canale è mio, ma è nostro, e ve lo farò vedere ancora di più, ve lo mostrerò andando avanti. E niente, vi lascio qualche altra clip che ho filmato e ci vediamo nel prossimo video. Cinque persone più belle. Numero 1, Giulio. Sì, vabbè. Non puoi avere tutto. More. Nice. La nostra palestra, Gigi. Costruiamo sogni. Sei rosso, segni di testosterone. Ti stai dopando, Gigi? Dopo sbaglio qualcosa. Vai, fa vedere sta schiena, Gigi. Oh yes. Bello. Ci sono così tanti modi, eh sì. Io puoi proprio allungare oppure no. Che grande osare, scusa. Non lo vedo. Non lo vedo. Che bestia, Gigi. Vai, 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 vai. Parziali. Gigi con la pump cover. Sì. Grosso, bro. Oh, yes. Spingiamolo. Sono gasato. Però diciamocelo, questo è un prodotto che sia io che Danny veramente volevamo fare, perché ne consumiamo tanta, troppa, e una testa. Una testa come apertura. Vai. Bro, l'inizio di qualcosa. Saremo sinceri, sì. Se fa schifo questo, diciamo. Interessante. Questa sa molto di mango, mi sembra, quindi a te piacerà. Sì. Metti due in questo. Interessante. Mi piace. Poi zio, te l'ho detto, cioè, questa è proprio fatta da zero, proprio tutta la, sì. La formulation. Sì, sì, ci abbiamo messo noi tutte le vitamine, zinco, magnesio. Oh, yes. Ci ho fatto una roba assurda. Senti, non dovevi questa. Oh yeah. Questa come? Sì, è bella. Lollo, ce n'è uno pure per te. Sciottino per Lollo. Sciottino per il producer. Cheers. Cristiano.
Non saprei dirti cos'è. Troppo poco gusto per me. Buona, ma troppo poco gusto. Non saprei dirti cos'è. Agrumi, sì. Secondo me andrebbe fatta leggermente più dolce e un po' più gusto. No, decisamente deve esserci più tipo... Ma più dolce o un po' più gustosa? Un po' più fruttosa. Un po' più fruttata. Sembra tipo un ghiacciolo, quello sta leggermente sciogliendo. Dobbiamo fare meglio. Yeah. Abbiamo detto questo, finché non è perfetto non uscirà. Non facciamo niente, va bene. Non ci siamo. Sono messo troppo di vitamine, sì. Ce l'abbiamo messo in sacco. Cioè l'effervescenza, la cosa ti dà quel tipo di cosa. Magari quello che stiamo facendo è un tablet. Loro non sanno. Più fruttato, sì. Più dolce, più fruttato tutto. Sì, sì, sì. Questo non mi dispiace. No, questo è buono. Più dolce, leggermente più dolce. Non mi dispiace per niente. Per me sarebbe leggermente più dolce. Buono. Tropicale. No. Io penso che come primissimi campioni ci può stare. No, sì, sì, ci lavoriamo sopra. Però assolutamente bisogna. Mi sembrava infatti strano che l'avremmo azzeccato. No, sopra. Vabbè, quello lì no. Però. Vieni a guardarci. Non perdi, man. Sì. Dai. E allora, raga, volevo finire qua il primo video, questa sorta di rinascita, se possiamo chiamarla in questa maniera. Purtroppo la verità è che trascorro gran parte delle mie giornate davanti al computer, quindi è un pochino una palla, però penso che se riesco a fare una sorta di video dove comunque riesco ad essere costante su YouTube e vi porto con me attraverso tutto il tipo di lavoro che faccio, tipo oggi abbiamo fatto un primo taste test di alcuni campioni, stiamo facendo altri campioni di altre cose, un sacco di cose behind the scenes per Kaizen, quello che stiamo provando a costruire, perché alla fine quello è la mia vita attuale. Gran parte del tempo lo trascorro appunto al computer e quando riesco vado in palestra come per svago. E rispetto magari prima dove avevo più tempo, dove alla fine facevo università e poi potevo fare i video perché quella era la mia priorità numero uno, adesso la mia priorità è Kaizen, sono i miei ragazzi del coaching online, quindi gran parte del lavoro va a loro, però voglio tornare ad essere costante con i video su YouTube. E niente, spero che questo vi sia piaciuto come primo video, proverò a fare di meglio nei prossimi, so che questo era un po' all over the place e niente, grazie di essere arrivato fin qua e noi ci vediamo fra pochissimo. Keep improving. Al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.